averlo ancora imitato, che è semplicemente un anellino, no? O una cintura che il detenuto in semilibertà deve portare. Ora, questa cintura ha la caratteristica non solo di essere come lo smartphone, voglio dire che in ogni momento dice dov'è quella persona, le coordinate spazio-temporali, l'ora, dov'è, dove è andato, cosa ha fatto, e quello rientra nei margini che i giudici di sorveglianza hanno, puoi andare solo dentro quel periodo. Il fatto è che se tu superi la linea perimetrale, quella cintura ti scarica ti dà una scarica elettrica che per 8 secondi ti stende al suolo. Cioè, io da remoto posso fare sia, come dire, un uso pacifico, sia un uso informativo, sia un uso bellico. E un uso bellico significa che se io ho uno smartphone oggi a Gaza, no? Sono oggetto di una linea di tiro che può essere esercitata o no a piacimento, ma può essere esercitata. Tanto è vero che è stata esercitata. Tanto è vero che ancora dopo il massacro dei primi giorni, quello che chiamiamo genocidio, no? Il governo israeliano l'ha detto molto chiaramente: signori palestinesi, vi diamo informazioni personali su dove andare, visto che siete ancora in movimento e vivi. Tu vai abbiamo diviso la città in blocchi, ci sono 10 blocchi, tu sei in blocco A2 in questo momento, vuoi salvarti la pelle, vai nel blocco A6. Se non vai entro 10 minuti nel blocco A6, io bombardo questo punto. Però è anche vero che poi è stato bombardato anche il blocco A6. Ecco che quindi, quando noi parliamo di queste cose, noi, e con questo, diciamo, poi non voglio farla troppo lunga, noi entriamo su quella che è la caratteristica strategica fondamentale del capitalismo cibernetico, che non è la sorveglianza, ma è la distruzione. Il capitalismo cibernetico è una forma di capitalismo che, a differenza del capitalismo industriale, che è nato nel periodo post-bellico e soprattutto in una seconda fase del periodo post-bellico, cioè negli anni 60 soprattutto, per vendere merci e quindi creare un mercato che è quello dove siamo cresciuti negli anni 70, 80, 90, eccetera. Ora il capitalismo cibernetico è in un'altra fase, perché il capitalismo cibernetico domina in un contesto, che è il contesto geopolitico occidentale, non nel mondo, come dicono, non nel mondo. L'Occidente è una piccola parte di mondo, una piccola parte molto velenosa del mondo, una parte che per molti anni ha colonizzato gran parte del mondo e si è arricchita in gran parte del mondo, ma oggi non è più così. Il mondo è più complicato, ha più aree, non ha solo l'area geopolitica di cui noi siamo così uno degli elementi di spicco, cioè diciamo uno dei paesi insomma trainanti, no? Ma è questa parte che, per sopravvivere nel conflitto dei contesti geopolitici, ha solo più una strategia, la strategia della distruzione di risorse e di umani. Distruggendo risorse umane implementa due settori fondamentali della sua economia: il settore, come dire, produttivo, noi produciamo prevalentemente armi, non produciamo sanità,
non produciamo ricerca, non produciamo scuola, non produciamo informazione, ma produciamo semplicemente più distruzione, anche distruzione di percezione della realtà, ogni tipo di giornali che sono monopolizzati da pochissimi imprenditori e con il tipo di agenzie di stampa che sono tutte in mano a un paio di forze politiche. Ecco, distruzione di umani, perché la distruzione di umani è un'altra risorsa, una risorsa spiacevole da enunciare, ma come dire, meno sanità pubblica c'è, più persone, diciamo così, casomai non facoltose muoiono, meno pensioni saranno da pagare e via di seguito. E siamo di fronte a una situazione molto precisa che non vi devo neanche raccontare, perché già la raccontano persino i giornali e le agenzie, diciamo così, più ordinarie. Il capitalismo della distruzione però ci mette di fronte al cosa facciamo noi in questa situazione, ed è una domanda senza risposta, perché un noi oggi non c'è. Questo è il mio punto di vista, naturalmente. Oggi ci sono pochi luoghi, pochissimi luoghi, nelle grandi città ce ne sono quasi più nessuno, luoghi dove le persone si incontrano. E tra le cose che noi dobbiamo assolutamente fare, o almeno che per me è importante che vengano fatte, è quella di ritessere il momento della socialità dei luoghi, perché solo persone insieme possono immaginare percorsi di resistenza a questo, diciamo, a questa valanga slavina distruttiva con la quale siamo confrontati. Gli umani hanno la possibilità di farlo, perché hanno possibilità di immaginare modalità di vita comune, modalità di cooperazione, di collaborazione che non sono quelle del capitalismo. Ma per far questo devono tornare a storicizzarsi, a capire molto molto bene che la loro, diciamo, educazione capitalistica, no, deve essere progressivamente messa sotto critica e deve essere progressivamente, diciamo così, abbandonata. È possibile vivere relazioni diverse, relazioni, diciamo, fondate sulla reciprocità, sul dialogo, sul confronto, sullo scontro, sul conflitto, ma tra persone e non tra organismi in connessione, non tra macchine in connessione. Questo è il mio punto di vista e penso che oggi, che è un augurio che mi faccio, ma anche che nella mia esperienza, diciamo, in giro per l'Italia sto facendo, penso che oggi molti giovani soprattutto stiano cominciando a praticare, stiano cominciando a vivere, perché le istituzioni hanno insegnato loro, no, quanto siano, diciamo così, diventate per loro inutili. A che serve a uno studente fare un iter universitario di difficile, complesso, eccetera, e trovarsi disoccupato, oppure trovarsi a dover lavorare per un'industria degli armamenti? Bene, sono domande che noi ci poniamo forse sul piano politico, ma che oggi molte persone si pongono sul piano esperienziale. Quando dico questo, lo dico perché se vi guardate intorno, oggi per esempio nelle università in mezza Europa, una delle risposte più interessanti al genocidio che Israele sta compiendo e continua a compiere con l'autorizzazione di tutte le classi politiche europee, oltre che quelle americane, che è scontato, no?
noi troviamo molti ricercatori, molti studenti universitari, molti studenti di licei, no? Che cominciano a porre all'istituzione in cui sono, no? A porre una domanda: cosa facciamo rispetto alle connesse militari con Israele? Cosa facciamo con le fondazioni che finanziano, diciamo, queste università? Cosa facciamo? Una domanda imbarazzante, una domanda a cui viene risposto in una maniera ignobile, dicendo che chi pone queste domande fa un'operazione antisemita. L'antisemitismo non c'è proprio da nessuna parte. Qui c'è uno Stato, lo Stato di Israele, che è uno Stato che sta commettendo crimini. Punto. Questa è l'unica discussione che si può fare. E quando uno Stato commette crimini, che sia lo Stato nazista, che sia lo Stato fascista, che sia qualunque Stato, no, deve essere un problema dei cittadini, perché gli Stati non sono prima di noi. Gli Stati sono uno strumento che noi ci siamo dati, che gli umani si sono dati per discutere, per salvaguardarsi, per salvaguardare le fragilità della comunità umana, e quindi non sono affatto, diciamo così, proprietà dei capitalisti, come purtroppo oggi è. Da questo punto di vista, la critica del capitalismo cibernetico è anche una critica degli stati che ne sono, come dire, portatori. Basta. Eccoci. Allora, mi sono presa questa libertà di fare due domande alle quali sei libero di rispondere magari a tutte e due o a una o a niente, nel senso che, vabbè, ne ero più orgogliosa prima della tua presentazione, adesso comincio a vacillare un po'. Comunque, parlavo proprio degli stati. Per quanto riguarda il tramonto degli stati, da quando ha vinto il neoliberalismo, ci si può chiedere, visto che questi non hanno impedito guerre, genocidi, ingiustizie sociali, disastri economici ed ecologici, quale sia l'alternativa, a parte uno Stato socialista? C'è un progetto sostenuto da una certa sinistra antagonista che mette in campo individui, ONG, comunità locali per un ordinamento costituente mondiale, una governance. Ma da chi verrebbe sponsorizzato e protetto questo progetto? Chi si preoccuperebbe degli interessi generali? Forse che se ne preoccuperebbero i grandi gruppi economico-finanziari transnazionali oppure le potenti oligarchie planetarie del capitalismo digitale? Sembra che alla luce della realtà non esista nemmeno questo dilemma. E chiedo appunto a te cosa ne pensi. E poi la seconda domanda è questa. Marx ed Engels scoprirono la contraddizione fra il carattere sempre più sociale delle forze produttive e la proprietà privata sempre più concentrata dei mezzi di produzione. Dunque la proprietà privata come un vestito troppo stretto che frena le forze produttive, creando conflitto, accompagnato spesso da grandi cambiamenti sociali. Che un uomo come Elon Musk, 195 miliardi di dollari, o Zuckerberg, 170 miliardi di dollari, o Jeff Bezos, 200 miliardi di dollari, possano decidere politiche di censura e/o di supporto a una coalizione di stati, ci dice quanto immensa sia questa contraddizione tra il potere della loro proprietà privata e la realtà di una società complessa con le sue conoscenze e le sue esigenze di ordine economico, tecnico e politico. Questa contraddizione dovrebbe teoricamente provocare degli sconvolgimenti epocali, ma sembra che nulla accada, almeno per ora. Facciamo che rispondo a questo, poi sentiamo. Sì. Sì. Ma questo dunque, per la prima domanda, direi che la porrei in questo modo la questione. Sì, personalmente io credo che oggi non sia,
a misura nostra porci un problema che riguarda gli assetti mondiali, gli assetti globali. Cioè, oggi noi siamo proprio dei pigmei all'interno della società capitalistica attuale, pigmei nel senso che non abbiamo quasi più neppure diciamo, la capacità di comunicare trasversalmente tra di noi, e credo quindi che il lavoro di critica debba essere di critica pratica, intendiamoci, non critica teorica, debba essere quello della tessitura a livello proprio della base della società, di momenti di relazione intelligente, non di intelligenza artificiale, ma diciamo così di intelligenza umana. Io credo che occorra, diciamo, istituire luoghi di intelligenza sociale, dove per luoghi di intelligenza sociale intendo il più alto livello politico che si possa pensare in questa società. Cioè, intelligenza sociale significa che gli uomini, non le donne naturalmente, gli umani, non abdicano alla loro, diciamo, funzione, che è quella di pensarsi come organismi viventi che vogliono vivere. Noi non siamo artefatti, possiamo usare strumenti. Io non sono contrario assolutamente alle tecnologie, ma sono contrario alle tecnologie capitalistiche, cioè per la ragione che poi spiego anche in uno dei capitoli, ecco, che ho detto anche prima, le tecnologie neutre non esistono, le tecnologie sono di classe, cioè diciamo così, ed è importante che si ripensino delle tecnologie di relazione, che sono quelle che ci fanno star bene con gli altri umani, con gli animali, con gli ambienti, con le forme del vivente. Le forme del vivente sono il primo punto che va diciamo salvaguardato, e per forme del vivente intendo tutte le forme del vivente, non quelle occidentali, proprio tutte. Voglio dire, un migrante che viene affogato nel Mediterraneo, diciamo, è un problema che mi riguarda tanto quanto un palestinese, cioè tanto quanto la mancanza di solidarietà di specie che noi oggi viviamo è la stessa cosa del, diciamo così, del dare priorità alla comunicazione, diciamo così, online, piuttosto che alla comunicazione personale. Io penso che noi dobbiamo riabituarci a camminare per le strade, a camminare nelle piazze, a camminare sulle montagne, a camminare nei paesini, cioè a camminare ovunque ci siano umani che vogliono parlare, discutere, ragionare su dove vogliamo andare. E questo è un lavoro che va fatto in tutte le istituzioni, all'interno di dentro qualunque istituzione, un lavoro che di sovversione, diciamo così, dell'idea del potere. Ecco, lo Stato e gli Stati oggi non sono che burocrazie del grande capitale. Tu facevi l'esempio del Musk, eccetera. Beh, Musk esiste perché il Pentagono ha bisogno della sua tecnologia. Microsoft esiste perché il Pentagono ha bisogno della sua tecnologia. Lì la differenza è molto chiara, però anche Musk è molto portato a un pensiero strategico vicino a Trump, no? Bill Gates è molto portato a un pensiero strategico vicino a Biden. Abbiamo delle divisioni tra partiti politici, come abbiamo delle divisioni tra partiti politici anche in Italia. Quel che io dico è che queste divisioni sono irrilevanti sul piano strategico. Sono rilevanti per quei giornali che hanno bisogno di sensazione, che hanno bisogno tutti i giorni di tirar fuori qualche storia per confondere un po' le idee. Questo è un mondo che
personalmente ritengo che stia morendo e morirà facendoci molto male. Quello che noi non possiamo permetterci è perdere tempo dietro le loro storie. Noi abbiamo bisogno di accumulare tempo di lavoro in mezzo al vivente e per ritornare ad avere capacità di stare insieme, perché la stiamo perdendo. Capacità di confronto, capacità di scontro, capacità di istituzione, di nuove istituzioni, cioè perché è possibile fare nuove istituzioni. Io faccio da 10 anni dei corsi di social analisi che sono completamente fuori da tutte le istituzioni, che però hanno un loro mondo, un loro lavoro, delle loro attività di ricerca transnazionali, estremamente interessanti. Cioè, si possono fare istituzioni, no, che producano un nuovo mondo, che producano un nuovo sguardo sul mondo che nasce dalla critica del presente. E questo è, diciamo, un percorso che può essere fino in fondo autogestito. Non ha bisogno dei soldi di nessuna fondazione, non ha bisogno dei fondi di nessuna istituzione, non ha bisogno proprio di niente di ciò che esiste, perché tutto ciò che esiste istituzionalmente è compromesso. Ed è compromesso perché è sovraimplicato. L'Italia, lo ripeto, è un paese colonizzato assolutamente, in parte dalla NATO, per quelli che riguarda la vicenda militare, questo al 49. Vi ricordate chi è vecchio? Quel 49, quando ci fu la discussione in questo paese, l'Italia, diciamo, era mica così condiscendente. I comunisti votarono contro l'adesione alla NATO, i socialisti votarono contro l'adesione alla NATO, i dossettiani votarono contro l'adesione, i cattolici di sinistra votarono contro. Si arrivò a un Parlamento che era diviso e si fece una delle più schifose operazioni parlamentari che ogni tanto vediamo fare, no? Che un gruppo di parlamentari passò da quella che era diventata la minoranza, diciamo, da quella che era la maggioranza a quella minoranza che poi vinse, ebbe qualche voto in più e fece passare l'accordo dalla NATO. Ma l'Italia era un paese che in quel momento ragionava ancora politicamente, c'era gente. Oggi se sembra che se uno pone un problema sull'esistenza della NATO sia un marziano. Cioè, questo è un paese che ha fatto delle lotte a non finire, cioè, voglio dire, nel dopoguerra eravamo ben usciti da una situazione in cui sapevamo. Non credo che ci fosse un'ingenuità tale per cui non si sapeva perché erano state buttate le bombe a Hiroshima e Nagasaki, un massacro ancora più grosso di quelli che stiamo vedendo in questi giorni. Non erano certo state buttate per finire la guerra, era già finita. I giapponesi si erano persino arresi, non c'era nessun motivo per farlo. State buttate perché c'era l'Unione Sovietica, che poteva, diciamo così, costituire per l'area occidentale una minaccia, voglio dire. Ma questo allora veniva discusso, si sapeva, c'erano interi partiti politici. Oggi noi siamo un paese che è diventato incapace di leggere il presente, cioè incapace di dire ad alta voce, ma in parte non incapace anche a paura. È un paese impaurito il nostro. Abbiamo paura di dire e di dirci le cose, e invece credo che proprio questo sia un problema che dobbiamo a noi stessi prima che ad altri, cioè proprio al fatto che ci piace vivere dicendo quello che pensiamo anche, no? E questo credo che sia il primo punto. Se un tempo, diciamo così, era pensabile, io sono uno di quelli che l'ha pensato, quindi anche una critica dello Stato del tipo ancora storico, tradizionale,
portare l'attacco al cuore dello Stato, fare tutte quelle cose lì, che pensavi che ancora ci fosse un discorso. Oggi il problema non è assolutamente più quello, gli stati oggi sono all'interno del contesto geopolitico occidentale dei sottosistemi integrati che dipendono dagli Stati Uniti, e gli Stati Uniti a loro volta dipendono da quelle elite militari e industriali. Perché anche qui, quando citi Elon Musk, non è che noi siamo, diciamo, Starlink o Neuralink o XAI, cioè la sua corporation, diciamo, non è che è un'azienda. È un'azienda che è nata, diciamo, che spedisce i suoi razzi e i suoi satelliti a Cape Canaveral, che è la base militare più importante degli Stati Uniti. Cioè, voglio dire, quando noi parliamo di queste aziende, Microsoft, ma Microsoft non esisterebbe senza il Pentagono, non sarebbe mai nato, Google non ci sarebbe senza, diciamo, il MIT delle origini, dove sono state studiate le tecnologie dei computer, tutto finanziato dal DARPA, dai servizi americani, eccetera. Non è che sono cose che adesso vi dico io perché me le sono tirate fuori dal cappello, sono scritte su 200.000 libri. Cioè, è che non vogliamo neanche più guardarle le cose, e oggi dobbiamo arrivare a guardarle in una maniera fredda, perché ci stanno creando un problema di sopravvivenza su questo pianeta. E io vorrei che, questo è un punto di vista, non ho pretesa che sia condiviso, eccetera, ma noi siamo a un punto estremamente pericoloso, sia per la dimensione antropologica del problema, la mutazione in corso, il passaggio dalla vita di relazione alla vita di connessione, e la vita di connessione sta diventando più potente della vita di relazione. Le persone ormai lavorano in connessione anche quando sono in relazione, e questo lo conoscete senz'altro se avete figli conoscenti e se lavorate in aziende. Questo è un dato di fatto, ma non solo per questo. C'è una ragione più profonda, che il modo di produzione capitalistico oggi si regge sulla distruzione. Il livello di profitto unico che c'è nel modo di produzione capitalistico è la guerra, non ce n'è un'altra. Non è che fanno soldi gli industriali producendo, che ne so, stuzzicadenti o macchine. Sì, continuano a fare anche quello, ma la fonte oggi è la fonte, diciamo, di uno scontro continuo, eccetera. Per cui c'è bisogno di stati da sacrificare, no? Come sta avvenendo, ne abbiamo citati due, ma c'è il Sudan, c'è mezza Africa, c'è due parti del resto del mondo, e c'è uno scontro intercapitalistico grande come tutto il mondo, cioè blocco cinese da una parte, Cina, Russia, India, BRICS, insomma area del BRICS, paesi non allineati che nessuno nomina, ma sono più di 100 paesi che non sono allineati in questi due blocchi, e il blocco occidentale che per vivere ha bisogno assolutamente di tirar fuori le unghie, perché non ce la fa più, e se non fa questo non sa più dove tirar fuori i suoi fondamenti. Non siamo in paesi pacifici, siamo in paesi sprofondati in una dimensione capitalistica che è quella che questi signori ipermiliardari, per continuare a esistere, devono implementare sempre più. Per continuare a essere l'uomo più ricco del mondo, di Musk, deve fare sempre più satelliti, cioè possibilmente anche le armi che li buttano giù, in modo che li butti giù e ne rifai degli altri, che è quello che noi stiamo vedendo. Deve fare distruzione. C'è una teoria economica che di Schumpeter, peraltro, che non è neanche diciamo così l'estrema destra, insomma, a suo tempo, che è l'economia disruptiva, la chiamava. Il capitalismo affronta spesso le sue crisi, diceva a suo tempo, no,
distruggendo delle forme tecnologiche precedenti, perché attraverso quella distruzione crea le premesse di una produzione, diciamo così, ulteriore. Ed è quello che noi stiamo vivendo. Quando prima vi dicevo internet è agli sgoccioli, ve lo dicevo perché c'è già una tecnologia sostitutiva, che appunto è quella di Musk. E non che poi questo significa che non funzionerà più, durerà ancora come tutte le cose che ci sono prima, c'è anche la scrittura ancora, ma c'è un sacco di gente che non sa neanche più scrivere, voglio dire. E guardate bene che non lo dico in una maniera così generica, la scrittura a tastiera, ci sono studi di tutti i tipi, la scrittura a tastiera, ammesso che si possa chiamare scrittura, perché noi abbiamo persone che ormai esprimono il loro pensiero in 10-15 parole, già la 20ª parola oscillano perché gli sembra quasi Guerra e Pace, cioè un romanzo, diciamo, da 1 milione di parole. E noi siamo in questa situazione, questa è la situazione. Io non uso per lavoro lo smartphone, ma purtroppo devo avercelo per 1000 ragioni di lavoro, no? E sono sbigottito dai messaggi che mi arrivano talvolta con 7 cuori, 5 asterischi, 22 segni grafici e 3 parole, dove devo fare una fatica a capire che cavolo voleva esattamente dirmi. Ora questo però, diciamo, guardate bene che è un problema serio, perché se noi perdiamo la capacità di scrivere abbiamo immediatamente l'assistente tecnologico che ci darà il testo scritto. Vado su ChatGPT e gli dico: scrivimi per favore una relazione, no? Su questo tipo di problema, e questo me la scrive con quel po' di parole che è riuscito a recuperare dai miei messaggini, perché dirà: poveretto, questo conosce solo 150 parole in tutta la sua vita, come faccio a dargli un messaggio che sia vagamente corrispondente al suo livello, al suo, ma anche che non venga bocciato, perché voglio dire, se no poi il sistema, diciamo così, fallisce, cioè non funziona bene, no? Se Pierino a un certo punto che fa 800 errori, cioè improvvisamente non ne fa più neanche uno, qualunque docente dirà: vabbè, Pierino, insomma, ChatGPT va bene, però insomma, no? Impariamo anche la grammatica. Questo è il punto vero a cui siamo, e non è un punto da cui noi possiamo, diciamo così, liberarci facendone una critica, così come per dire: vabbè, c'è questa roba che non è molto bella e piacevole. No, questo è proprio uno stimolo che ci deve venire a fare qualcosa. Fare qualcosa significa costruire luoghi in cui si fanno delle cose, si fanno delle cose, si impara persino a scrivere, casomai, se non si è più capaci. Si fanno delle cose che però ci facciano stare insieme e che ci facciano immaginare anche quella che Marx chiamava la tecnologia per soddisfare i bisogni di un'umanità, diciamo così, che diciamo, si pensa nel suo insieme, si pensa come specie. Ricordate, dopo Hiroshima e Nagasaki, Einstein fece con Bertrand Russell un manifesto in cui, tra le altre cose, dice: guardate che quando una tecnologia è stata inventata e sperimentata, da quel momento esiste, ed è certo che prima o poi, come qualcuno l'ha inventata e sperimentata, qualcun altro la userà. Non pensiamo che questo non avvenga, perché non avremmo mai pensato di vedere un genocidio, e la parola secondo me non è neanche più giusta, cioè, perché qui siamo molto oltre, qui abbiamo assistito recentemente a una distruzione di 30.000 civili. Metti che ce ne fossero 10.000, diciamo così, militarizzati, bimbi, donne, vecchi, anziani, qualunque gente, cioè una distruzione pensata da un sistema di intelligenza artificiale,
che si chiama Absora. E voi andate su. Ci sono ufficiali dell'esercito israeliano che lo stanno raccontando. Oggi persino c'era un articolo sul Manifesto, faccio una pubblicità, persino un giornale c'è da questo punto, una pagina intera su questo sistema. Ma lo trovate in varie parti. Con un sistema di intelligenza artificiale che ha schedato tutti i cittadini, dove abitano, a che ora ci stanno, a che ora sono a casa, a che ora non ci sono, che valuta se, diciamo così, mandargli un razzo o no, perché ci sono troppe persone vicino o troppo poche. A noi sembrano delle cose dell'altro mondo, però sono cose che mandano all'altro mondo oggi. E queste sono cose che stanno succedendo, come sono stati identificati in Ucraina i gruppi di soldati attraverso, diciamo, i quozienti termici. Dicevo prima l'esempio degli smartphone. A noi qua, per esempio, emettiamo una serie di onde di calore per cui creiamo un certo tipo di ambiente termico che con i satelliti ci viene recuperato, che lo differenzia da una cosa che è un po' più in là, per cui può cadere un missile qua, proprio inteso, gestito da una macchina che fosse interessata a fare questo. Quando parliamo quindi di queste tecnologie, parliamo di qualcosa che minaccia, diciamo così, la nostra vita come cittadini, ma la nostra specie. E da questo punto di vista il ragionamento di classe che viene posto dall'idea di Stato è che oggi gli Stati fanno parte proprio del sistema di potere che gestisce questo come un sottosistema, e che il vero sistema è il sistema geopolitico occidentale che fa capo agli Stati Uniti. Questo è il disegno di base della mia lettura di questa situazione. La seconda parte, no. Ho già risposto, la caratteristica sociale delle la caratteristica sociale delle forze produttive. Non so, a mano c'ho neanche più un computer. L'idea di forza produttiva, no, è un'idea fondata sul fatto che il lavoro che tu porti è un lavoro che produce valore, e nello stesso tempo valore plus valore, nello stesso tempo oggetti, merci, no? Questa attività produttiva oggi viene svolta sempre più da macchine, intanto che il sapere umano viene incorporato nelle macchine, sono i processi di automatizzazione e di digitalizzazione, e poi viene portato avanti da una classe di lavoratori che è molto vasta oggi, che è quella di tecnici e degli ingegneri sociali ed informatici. Bisogna dire che dentro questa classe sociale oggi di lavoratori molto impegnati a produrre queste macchine, c'è un'area che si sta politicizzando in una maniera molto netta. Per esempio negli Stati Uniti OpenAI, che è il più importante laboratorio sull'intelligenza artificiale nel mondo occidentale, ha visto per la prima volta una forte mobilitazione di tecnici e ingegneri anche sociali, che sono altrettanto importanti in queste aziende, perché Sam Altman, che è oggi il capo di il CEO di OpenAI, ha cancellato una linea dello statuto originario di OpenAI. OpenAI era nata come un consorzio di tutte le aziende statunitensi potenti per unire gli sforzi per costruire dei dispositivi di intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, nello statuto era scritto. No? Ecco, un mese fa Sam Altman ha
cancellato a beneficio dell'umanità. Questo ha determinato uno sciopero e due organizzazioni si sono presentate agli stabilimenti, non solo, con uno sciopero classico proprio, per cui non solo hanno scioperato nel mondo del lavoro, ma hanno mobilitato gente e si è mobilitata un'area anche che sta attraversando il dibattito dei tecnici informatici. Noi abbiamo dei settori del mondo del lavoro oggi sensibili. Dicevo, nelle università italiane in questo momento, e lo posso dire perché incontro queste persone, ci sono aree di studenti che si sono mobilitati in una maniera solida, forte, per la prima volta, no, contro i finanziamenti dell'università fatti da Israele e contro i progetti di studio fatti da Israele. La più grossa, la seconda università degli Stati Uniti ha avuto uno sciopero interno di studenti e professori contro la politica di Israele, che si è conclusa col licenziamento della rettrice di quell'università. Cioè, noi abbiamo gente che si batte e che paga dei prezzi. È un fenomeno nuovo questo, ma è una, diciamo, sono forze produttive, perché diciamo questi sono, come tutte le cose, diciamo, avranno anche queste, penso, un seguito, e noi comunque abbiamo interesse a sostenerle. Certo, sì. Bene, allora se volete fare qualche domanda, anche se siamo quasi alle 11, portiamo avanti un po' il discorso. Ah, bene, bene. Le vittime sono. Certo, no? Io che sono sempre connesso. Grazie della bellissima presentazione. Stavo leggendo la frase: siamo sognatori che conoscono gli amici e conoscono i nemici, no? E adesso i sogni stanno diventando incubi anche rispetto a tutto quello che ci hai prospettato, perché effettivamente una delle cose che dico qua ultimamente quando parlo con i compagni, che parli, magari stai parlando della resistenza, di quello che è avvenuto, e una delle cose che dico sempre: noi non potremo più farla come è stato, perché ormai siamo, dicevi tu, la società del controllo, che è già oltre, però proprio ci dovresti ritornare proprio a spogliarti di qualsiasi cosa, ma ci sono telecamere dappertutto, c'è tutto che ti controlla, quindi la vedo difficile. Forse l'unica possibilità è davvero ritornare a essere umani, cioè ritornare a essere umani, riscoprire i valori, i bisogni dell'essere umano e i valori, ritrovarci in comunità e cominciare a proprio davvero spogliarci di tutta questa, non so, sovrastruttura che ci hanno fornito, perché effettivamente anche il discorso che parlano delle classiche bolle, ormai siamo diventati atomi, non siamo più neanche bolle, cioè, come dicevi, non è che c'è la bolla dei comunisti, c'è la bolla dei gay, siamo proprio atomi, ognuno si costruisce grazie anche a tutti i messaggi, i feedback, a tutte le cose che ti vengono di ritorno, e ti crei la tua storia, ti crei il tuo, pensi di essere tu al centro del mondo, ma non sei un atomo e basta. Quindi forse è vero, bisogna cominciare a, dopo io sono pienamente d'accordo, lavorando anche nel campo dell'informatica, così, che queste tecnologie che vengono chiamate intelligenze sono solo proprio statistica, matematica, calcoli matematici, e imparano tutti i nostri errori, i nostri bias, i nostri pregiudizi, perché siamo noi che gli forniamo i dati, siamo noi che li addestriamo con tutti i nostri, quindi dato che noi non siamo perfetti anche loro non sono, e dato che siamo cattivi, perché dopo in fondo l'umano è cattivo, e quindi è quello lì che mi preoccupa anche di più. Grazie. In questo momento pensate di, vabbè, facciamo così, dai, che io mi fermo ancora qua per un
po' di tempo con i libri, con le chiacchiere, e se volete un po' informalmente andiamo avanti senza tenervi seduti lì sulle sedie, voi lì e noi qua, ci mischiamo un pochettino e se vogliamo continuiamo a chiacchierare in via libera, va bene? Come si fa a spegnere? Mimmo! Come si fa a spegnere? Gli dai un cazzotto, si spegne. Ma sicuro che hai registrato? Tutti.